En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. Mi avevo detto che c'era una galleria d'arte in Raduna, a Napoli, al Terzo di Marte, e che c'era un artista che era genio della maratomania. Qui sei tu. Grazie, siamo qui ospiti nel bellissimo locale di Raffaele Chietti, che ha ospitato per la prima volta una mostra sulla pittura di Maradona. Questo per la memoria, perché Maradona è eterno ed è un sogno per noi napoletani. Con questa impronta noi abbiamo rappresentato quello che ha lasciato Maradona ai napoletani, una grande impronta di felicità. Un'impronta indelebile, un'impronta che non si cancellerà mai. Pensa che io quando ho scritto questo libro, L'Avvocato del Dios, pensavo appunto non solo al Maradona immortale che per noi esiste sempre e ci difenderà sempre, ma soprattutto ero convinto, e oggi non la prova, che Maradona è arte, non solo gioco, ma musica, canzoni, cultura, esempi di valori, e poi vedo anche quadri, statue, sculture, cioè tutto questo è la comunicazione di messaggi positivi e sono il riscatto dell'uomo dalle debolezze alla vittoria del bene sul male. E questo libro, secondo me, ecco, si fonde proprio con i tuoi quadri, con la musica, con le altre opere d'arte, per rimanere sempre una melodia di positività, di messaggi positivi per tutti quanti noi. Quindi non solo i tifosi di Maradona, ma tutto il mondo, tutto il pianeta parleranno sempre di Diego Armando Maradona, che io nel mio libro ho descritto in tutti i suoi dribbling al male, ai nemici, agli invidiosi, ai gelosi, tutte le problematiche che lui ha affrontato non facendo mai male agli altri, ma subendo su se stesso il male per poi poter far vincere il bene. E sono contento oggi di fondere la cultura e il libro con la tua arte, che questa diventa una galleria della maradomania, che tutti possano capire e riflettere su chi è realmente Diego Armando Maradona. È un onore, un piacere, una grande emozione condividere una storia così importante. È un libro per te, io mi dedico perché anche grazie. Tu possa, diciamo, fonderlo nella tua arte magica di Maradona. È un'altra impronta. Un'altra impronta indelebile, come l'amore che tutti i napoletani vivono per questo personaggio che ci ha dato delle grandissime emozioni, unico al mondo. Poi caro Geppi, ti dico che io devo ringraziare pubblicamente e te ne rendono testimone il maestro Maurizio Di Giovanni, Gianni Minà e il mio carissimo amico Nicola Graziano, che hanno contribuito alla stesura di questo libro con le loro impressioni, le loro riflessioni, e ancora meglio faranno capire a tutti chi è realmente Diego Armando Maradona da vari punti di vista. Quindi è un libro veramente che invito a leggere per riflettere e combattere contro il male, come faceva Maradona. Viva Diego! Ciao! Veramente incredibile come Maradona sia sempre vivo insieme a noi. Questo è la voglia, l'impronta di Maradona è una cosa spettacolare. È un'impronta che non si cancellerà mai, soprattutto nel cuore di tutti i tifosi, tutti gli sportivi veri. Che dire di questo? Questa è un'opera d'arte, sembra che Maradona ci voglia parlare, ecco. In questa sua immagine parla ai deboli, parla a tutti quanti noi. Ha ragione Papa Francesco, Maradona non è stato un campione sul campo, ma anche un campione nel cuore, per la sua generosità e il suo altruismo. Del resto anche il messaggio che ci ha voluto lanciare con quella morte così drammatica è un messaggio che ci deve far capire quali sono i valori veri della vita e quali sono i binari che ognuno di noi dovrebbe seguire per dare esempi positivi a tutti quanti gli altri. Allora io vado a vedere la mostra, è incredibile, una galleria d'arte su Maradona, cioè Maradona oltre che abbinato poi al nostro libro. Al tuo libro, quando ero piccolo contributo. Allora vado a vedere e Angelo ci vediamo poi con calma. Maradona, oltre a essere immortale, è anche arte. Maradona è tutto.
dovrebbero saperlo tanti ridicoli finti moralisti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come va? Tutto bene. Sono in fase di presentazione di un'altra opera. È quasi completamente. Bene, bene. Il padre di Diego, dove mi ricorda, è il dottore della lasciata in napoletano, un po' di fondo, la sua identità, numero 5, è il numero 10 della sua icona. E Diego ci diletta l'opera. Tra l'altro io oggi ho la possibilità di ripetere due momenti importanti, quella dell'arte e quella del libro di Angelo Pesane, che ho avuto l'onore di poter scrivere un piccolo mio pensiero. Però io partirei, al di là di questo dato che ci stai completando, io volevo fare un riflessione su questo, che è diventato un quadro oramai mitico insieme con Diego, perché questo quadro, penso che molti lo sanno, ma lo voglio dire a me stesso, è stato il primo quadro, la prima raffigurazione che la sera della scomparsa di Diego è stata posizionata presso lo Stato San Paolo. Oggi sta Diego Armando Maradona, è come se fosse stata una sorta di previsione o premonizione, caro mio amico Geppi, che ha disegnato Maradona, secondo me in una posizione straordinaria, perché qui Maradona sembra volare. E vola con il pallone che vola, con le sue mani come se fossero praticamente mani fluttuanti nell'aria e di libertà, perché Maradona poi era questo. Angelo lo dice nel libro e Geppi lo ha descritto con questa sua capacità di rendere proprio l'aria che fende con le sue gambe, con i suoi capelli. E quindi questo quadro poi è stato per quei giorni è diventato simulacro, per cui oggi io sono particolarmente felice di stare vicino a questo quadro. Poi ce n'è un altro, dopo vediamo, mentre Geppi continua a dipingere con la sua mano leggera e appassionata, non solo di Diego ma delle cose belle del mondo, perché io poi tra l'altro conosco bene la sua arte, quindi mi posso permettere che al di là di Diego c'è un mondo che lui riesce a interpretare con passione e con entusiasmo. E poi c'è il libro di Angelo, L'Avvocato del Dios. E Angelo ha scelto di difendere Diego Armando Maradona, però conclude in un modo geniale, come è il suo modo di essere e di fare. Forse Maradona ha difeso un po' tutti quanti noi, non solo napoletani, ma tutti i popoli del mondo. Al di là di qualunque colorazione, io nel mio piccolo intervento, nel mio piccolo contributo, dico, saluterò Maradona con il pugno sinistro alzato, che è un simbolo chiaramente della sinistra. Qui abbiamo un meraviglioso quadro che trasfigura, o meglio nello stesso tempo sintetizza, la visione di Maradona, che si fonde con un rivoluzionario importante, non so io sicuramente a dirvi che, ma il CE si rappresenta da solo, e si fondono, perché poi questo è stato anche Maradona. Maradona è stato un calciatore, forse il più grande di tutti, lo ha detto anche in un'intervista famosa Agnelli, Giovanni Agnelli, che dovette ammettere alla giornalista che nonostante c'era il suo Platini, Maradona era il più grande. E quindi io toglierei il forse, perché Maradona è stato il più grande calciatore, ma il più grande calciatore si può fermare sul campo. In realtà Maradona ha voluto essere il più grande uomo politico, sociale, della scena mondiale. E lo ha fatto, come ho scritto io, cacciando il petto da fuori, guardando negli occhi i popoli del mondo e guardando negli occhi i governanti che ovviamente non facevano il bene comune. E Angelo ha detto questo in questo libro. Maradona ha assunto il ruolo di avvocato di tutti, ha assunto il ruolo di rappresentante di tutti e ha pagato con la sua forza tutto quello che ha voluto interpretare. E lo ha fatto vivendo in solitudine, forse non essendo compreso per molte volte. Lo ha fatto però perché ci credeva, lo ha fatto senza chiedere nulla in cambio. Se di Maradona
si può dire qualcosa di negativo, è che lui era così spontaneo da andare sempre oltre, ma questa spontaneità è stato il senso profondo dell'essere Maradona. Quindi io mi spiego perché c'è stato un popolo che alla sua morte il 25 novembre si è ribellato a questa morte, quasi come se volesse riportare in vita Maradona, e lo ha fatto, perché con quello che ha, con il pianto, con la partecipazione, con qualunque tipo di manifestazione, anche piangendo davanti al quadro che abbiamo visto prima, quello di Geppi, ha voluto ricordare che forse quando si è unici, quando si è geniali, quando si è predestinati, come lo è stato Diego Armando Maradona, non si può non aspettarsi quel tentativo di riportare in vita l'essenza, la sua natura, il suo essere profondamente un rivoluzionario. Angelo scrive in questo libro, che io amo molto, la sua verità, e io ho avuto il privilegio e l'onore di poter stare a fianco ad Angelo quando Maradona è venuto negli ultimi anni in Italia, dopo che lui ha potuto venire in Italia perché Angelo gliel'ha consentito, dopo aver risolto una serie di problematiche col fisco. Ma il fisco non è stata, secondo me, la problematica maggiore per Maradona, perché Maradona ha dovuto lottare contro il pregiudizio, perché è facile giudicare uno, tutti lo fanno con serenità, dimenticando le proprie debolezze, dimenticando il proprio modo di essere, e Maradona era un essere normale come gli altri, aveva la sua forza, la sua debolezza, era un genio, era anche a suo modo, diciamo, un padre di famiglia, aveva vizi e virtù, però non è facile giudicare, e quindi il suo vero nemico, e Angelo dice un po' in tutte le pagine del libro, era il pregiudizio, che poi anche l'invidia, e anche la gelosia, e anche la distanza, ma anche non saper essere un genio come era lui. E allora in questo io vedo la bellezza di questo libro e la grandezza di questo quadro che si sta completando, mentre io parlo di questa splendida galleria di opere d'arte, e ringrazio il proprietario che mi ha fatto entrare necessariamente solo, perché chiaramente rispettiamo le regole del Covid, ma mi trovo vicino a Geppi che sta completando questo quadro, e vedete come Maradona vede oltre questo pallone, oltre il numero 10, oltre la sua impronta, in uno sguardo rivolto verso l'alto, dove altro significa oltre, dove altro significa infinito, dove altro significa generalità, significa poesia, significa arte, significa essere stato qualcuno che ha lasciato un segno indelebile nella storia del mondo e dell'umanità. Per cui io chiudo questa mia breve riflessione ringraziando innanzitutto Geppi per questa bellezza che intanto ha completato, che sta venendo per completare, per queste opere meravigliose, per questa trasfigurazione c'è Maradona, che significa rivoluzione civile, significa rivoluzione pacifica, e soprattutto perché lui in questa opera meravigliosa lascia volare Maradona verso l'alto. Volare verso l'alto significa volare verso l'infinito, significa volare verso tutto quello che noi possiamo augurarci, che è il bene che Maradona ha fatto con i suoi colpi di classe, ma soprattutto con le sue parole, perché lui le parole le diceva a chi le doveva dire, non le mandava a dire le cose, per cui lui ha affrontato i governanti, ha affrontato quei poteri che non condivideva, perché stava dalla parte del popolo, stava dalla parte degli ultimi, lui veniva dagli ultimi ed è voluto essere sempre dalla parte degli ultimi, poteva scegliere una strada diversa, quella del distacco, come hanno fatto molti calciatori nel tempo, dimenticando. Lui invece aveva sempre uno sguardo rivolto verso gli altri, che erano i suoi concittadini, i suoi abitanti del sud del mondo. Per questo Diego sarà, è stato e sarà il calciatore
l'uomo più grande del mondo. E io lo dico con un'emozione forte, con l'emozione di chi ha questo libro in mano, perché sa che Angelo ha raccontato questo e ha lottato per questo, per questa, per ricordare questa forza di Diego. E lo dico davanti all'arte, l'arte di Geppi, che emoziona sempre, mi emoziona sempre, e che è l'arte che parla col cuore. Quindi grazie per avermi dato questa opportunità, grazie Geppi per la tua mano libera, perché anche tu sei un uomo libero nel manifestare il tuo pensiero attraverso l'arte, e grazie ad Angelo che, come dico, non abbiamo da dire a nessuno. Ringrazio Angelo per il bellissimo onore e il piacere che ci ha dato oggi con tutti questi interventi. Questo quadro è dedicato a lui, lo fermo sulla cornice perché con il nero non si può andare dietro. È importante. Allora io ti dono una testimonianza che con Nicola Graziano, Maurizio De Giovanni e Gianni Minà abbiamo scritto per Diego Armando Maradona, perché questa si pone con la tua arte per diventare sempre un messaggio positivo per tutti. Grazie di tutto. Grazie. È stupefacente questa immagine di Diego che guarda in alto e ci guarda sempre dall'alto. È il vero esempio che lui ci ha dato e che noi dobbiamo seguire, dico, far vincere sempre il bene contro ogni male. Diego è eterno, Diego è un sogno, i sogni ci aiutano a vivere. Diego ha fatto sognare questa città in modo unico ed autentico. Diego è nello stadio, Diego è dentro la città, Diego è una radice. Ma poi del resto tu lo dipingi con l'impronte, no? Nella sua impronta. Quindi l'impronte è qualcosa di unico, qualcosa di personale, qualcosa di indelebile. L'impronta di Diego che ha lasciato su chi l'ha amato. E questa cosa è indelebile. E questa impronta ce l'abbiamo tu anche noi. E l'impronta è per cura. Grazie ancora a tutti, grazie a Raffaele Ghetti, grazie a Nicola Graziano, grazie il grandioso e bellissimo Angelo. Grazie a Geppi Klein. Maradona è arte. Viva Diego! Arte. Viva Diego! Viva Diego! Te quiero, Diego! Avvocato Pisani, c'è molta attesa per l'uscita di questo libro, L'Avvocato del Dios, l'ultima arringa difensiva, la sua ultima arringa difensiva per proteggere chi una mattina, proprio come Kafka, si è svegliato nel bel mezzo di un maxi processo. Maradona, scopriamo post mortem, è imputato di ogni male del mondo. Ma di Maradona si parlerà per sempre, non ci sarà mai un'ultima arringa, perché Maradona va difeso ad oltranza, essendo il simbolo della vittoria del bene sul male ed essendo tutto quello che i falsi moralisti, i nemici, la burocrazia, il male stesso non vuole accettare, ossia la vera rivoluzione del bene. Tutta la vita di Maradona è un messaggio di riscatto dal male al bene, e quindi io lo difenderò sempre, e con questo libro cercherò di educare tutti alla verità, la verità che Maradona voleva far conoscere. Tra l'altro di Maradona tutti parlano senza considerare tutto il bene che ha fatto. È stato un messaggio pagano di una divinità del calcio che ha regalato gioie, ha fatto riscoprire a Napoli quest'animo sudamericano che la città ha sempre avuto, ha sempre detto che Napoli era come Buenos Aires, una città dal calore immenso. Da suo legale, che lo ha seguito nella famosa battaglia fiscale con Equitalia, non pensa che Maradona abbia proprio subito tutto il bene fatto? Tutti si ricordano solo le cose negative di Diego. Ma purtroppo, diciamo, nella vita spesso accade che... Angelo, nel finale del libro dici che Diego Armando Maradona è stato in realtà un difensore dell'umanità. Cosa intendi? Intendo dire che Diego ha difeso dei valori che sono fondamentali. I valori più importanti sono soprattutto la maglia, la verità, la lotta per i deboli contro i sistemi, contro i poteri forti, contro i gruppi dominanti. Ha guidato alla riscossa
dei popoli che sembravano a tutti debolissimi, come gli argentini, la stessa città di Napoli in un momento di crisi incredibile. Si è sempre schierato a fianco degli ultimi, è stato l'uomo di una generosità incredibile, altruista, un uomo che non ha mai fatto del male a nessuno, ha provato su se stesso il male per poterlo sempre contrastare, combattere e uscirne vincitore. È veramente un esempio di umanità incredibile, ad avercene tanti di Diego Armando Maradona, ma fortunatamente c'è lui, quello che rimarrà per tutti quanti eterni, quello che ha fermato il pianeta nel momento in cui ha deciso di fare il salto più in alto, nel cielo azzurro come la maglia che ha sempre indossato.